ho appena ereditato la presidenza del comitato di quartiere. La prima problematica che mi hanno messo sul tavolo è stata la sicurezza idraulica. Essendo io erede di una famiglia di romagnoli, quando dobbiamo analizzare un problema come la sicurezza idraulica, un pochettino mi arrabbio. Mi arrabbio perché, considerando che questo territorio è stato fatto da un'opera idraulica più importante d'Europa a quel periodo, che ci potevamo vantare in tutto il mondo, che ce l'hanno copiata anche nell'Agropontino, e loro avevano addirittura i mezzi per scavare e questi lo facevano con una pala e una cariola, i cosiddetti scariolanti. Mi arrabbio perché siamo stati in grado di rovinare un territorio bellissimo come questo, che si parte dall'Impero Romano fino ad arrivare al periodo rinascimentale. Potevamo vantarci e possiamo ancora vantarci di quel periodo della bonifica. Infatti ringrazio Gioacchino oggi, come ringrazierò anche domani l'altra manifestazione, perché ancora ricordano il valore di quel lavoro che noi siamo riusciti a distruggere in parte. Allora io ho detto, qua c'è qualcuno presente, il comitato di quartiere, ho detto andiamo a rivalutare quel periodo storico, perché quel periodo storico ci può dare la forza per risolvere anche il problema idraulico. Che intendo quando dico questo? Dico che quei canali potrebbero essere canali destinati a un percorso turistico, quei canali servono per la nostra sicurezza, ma messi in sicurezza anche per far capire alla gente che qui c'è stato un periodo storico da non dimenticare, potrebbe essere la grossa leva che ci salverà sia dall'acqua, ma soprattutto ci salverà da non scordarci, quindi dalla memoria. Queste iniziative sono importanti proprio perché non dobbiamo dimenticare che qui gente è morta, ma tanta, perché si moriva di malaria, si moriva anche per altre ragioni, perché sono venuti qua, hanno bonificato un terreno, e diciamo che noi ci dobbiamo vantare che la madre del 13° municipio siamo sempre e saremo sempre noi. Grazie Paolo, sappiamo che il suo impegno non è da oggi e quindi voglio dire lo ritroveremo verso la soluzione dei problemi del nostro territorio.